Mercoledì 27 maggio. Buongiorno a tutti da Lugano. Sono molto contento del risultato del video che ho girato venerdì 15 sulla movida della città e che ha raggiunto ormai 1.500.000 visualizzazioni solo sul canale di YouTube di Morrissano, con buona pace dei suoi detrattori. Senza poi considerare Facebook e Twitter, dove il video, postato per conto mio da un amico fidato, ha fatto almeno altri 2 o 3 milioni di visualizzazioni ed è stato ritwittato e tradotto addirittura in argentino. Per mia scelta e per ragioni ben precise, non voglio guadagnare un centesimo da questo lavoro che sto facendo. Avevo scommesso una cena se avesse superato i 2 milioni di visualizzazioni e ho vinto la scommessa. Mi sono preso questa soddisfazione. E vi dico, parafrasando una nota pubblicità, ci sono cose che non si possono comprare, per il resto c'è il contante. Ogni tanto bisogna stemperare la tensione, soprattutto quando si deve parlare di cose serie. Qui la vita è ormai tornata alla normalità. Tra l'altro vi avevo detto una imprecisione nel mio video di venerdì 15, perché non è vero che la mascherina è obbligatoria per i camerieri e il personale dei locali e dei ristoranti, è solo consigliata. Era stata inizialmente imposta dai titolari, preoccupati più che dal virus, dal fatto che un domani qualche cliente potesse fare rivalsa assicurativa, indicando come colpevole del contagio il locale. Adesso però qui i dipendenti si sono un po' arrabbiati, perché a lavorare con le mascherine si soffoca, soprattutto nelle cucine. E vi assicuro che la museruola è quasi sparita anche dal volto dei camerieri, con grande sollievo dello spirito per i clienti che, come me, si sono informati della realtà dei fatti. A riprova che bisogna far valere sempre i propri diritti, soprattutto quando qualcuno prova a far digerire provvedimenti che non hanno alcun senso compiuto. Ma il timore è proprio questo, il ritorno alla presunta normalità, che è il vero problema. O peggio ancora, a una nuova normalità, che sarà declinata nei singoli stati in vari modi, sulla base del livello di sopportazione, sottomissione e accettazione dei popoli alla nuova dittatura sanitaria, propedeutica al nuovo ordine mondiale. E con rammarico noto che italiani e spagnoli stanno dimostrando la loro debolezza come popolo, lasciandosi portare il guinzaglio e con la museruola in uno stato di sottomissione sempre più grave ed evidente, senza reagire in modo commisurato. In questa nuova religione, dove l'essere umano, l'altro distanziato socialmente, diventa il vostro nemico da evitare e prevaricare, vi lascio quindi alla nuova preghiera nichilista quotidiana, io accetto, che sostituisce drammaticamente il credo cristiano della nostra infanzia. Buona visione.